Oggi video aggiornato sui miei oracoli e tarocchi. È un video che ho fatto millenni fa, è stato uno dei miei primissimi video. Infatti veramente mi sembra passata una vita a guardare come ero in quei video, non so perché. Ero in un'altra casa e avevo iniziato proprio da poco, avevo aperto il canale da poco, avrò avuto 5 iscritti. Comunque in ogni caso ho voluto aggiornare questo video perché di acqua sotto i ponti ne è passata. Farò questo video in maniera molto semplice e veloce e vi mostrerò semplicemente i miei oracoli, i miei tarocchi, in modo che voi possiate appunto vedere tutti i mazzi che ho e nel caso in cui voi vogliate richiedermi una lettura degli oracoli potete anche richiedermi un mazzo in particolare se avete voglia di fare la lettura attraverso uno di questi specifici mazzi. Infatti vi ricordo che oltre alle letture dei registri akashici faccio anche le letture di oracoli. Le letture di oracoli sono un po' diverse dai registri akashici perché la lettura dei registri akashici, come vi ho spiegato nei precedenti video, è la lettura del proprio libro dell'anima, del libro che abbiamo scritto prima di incarnarci, e si possono richiedere tutte le informazioni riguardo le vite passate, riguardo le origini divine, eccetera eccetera. Se siete comunque interessati vi lascio tutti i video qui e in descrizione. Le letture di oracoli invece si fanno e si richiedono quando si ha bisogno di risposte un po' più immediate, quando si ha bisogno di ricevere un consiglio immediato, di ricevere un messaggio, quando magari bisogna fare delle scelte immediate, bisogna prendere delle decisioni e vogliamo ricevere un consiglio. Si fanno quando stiamo attraversando dei periodi di incertezze, abbiamo dei dubbi, non sappiamo cosa scegliere, quindi vorremmo, diciamo, un sostegno immediato dall'alto, vorremmo sentire una presenza, in qualche modo una connessione. Allora quello è veramente il momento in cui possiamo affidarci alla lettura degli oracoli. Quando mi richiederai una lettura degli oracoli potrei richiedermi appunto tutto quello che vorrai. L'importante è sempre fare domande aperte, quindi che non richiedano una semplice risposta sì no. Io farò da tramite per te e tu riceverai tutte le informazioni che avrai necessità di sentire in quel preciso momento. E una volta ricevuta la lettura sicuramente proverai chiarezza, serenità d'animo, pace e amore. Per cui se vuoi richiedermi una lettura è molto semplice, mi puoi contattare su Instagram, mi puoi contattare via mail, dove vuoi. Poi io ti invierò la lettura e ti invierò anche ovviamente la foto delle carte che sono uscite e tu potrai ascoltarla quando vorrai. L'unica cortesia e ascoltarla in un momento in cui puoi rimanere in pace, tranquillo e non essere disturbato. Anche qui, come nella lettura dei registri, puoi pormi fino a 3 domande e inoltre, se vuoi, puoi anche scegliere il mazzo che preferisci. Io potrò anche utilizzarne altri, ma sicuramente utilizzerò anche quello che mi hai indicato tu, oppure puoi semplicemente lasciarti affidare al mio intuito e lasciarti affidare appunto a tutti i messaggi che devono arrivarti e che ti arriveranno sicuramente attraverso i migliori mazzi per te in quel momento. Ed ora vi faccio vedere tutti i mazzi che ho. Partiamo dal mio primo mazzo in assoluto, questi in realtà sono tarocchi, di questi ovviamente ve ne ho parlato nel video precedente di 2 anni fa ormai, e questi sono mazzi che ora non uso tantissimo perché appunto mi sto occupando più di oracoli che di tarocchi, però comunque ho anche questi. Procediamo con gli altri tarocchi che ho, sono gli unici e sono questi. Diciamo che questi tendo appunto anche questi a non usarli, in particolare avevo parlato di come con questi non sia stata molto in sintonia e in realtà continua a essere abbastanza così la cosa. E ora veniamo proprio al succo, ovvero agli oracoli. Ho 2 oracoli che riguardano gli animali. Questo Animal Spirit è appunto l'oracolo degli spiriti animali, quindi se vogliamo sapere qualcosa riguardante il mondo animale, gli animali guida, questi 2 sono i mazzi più indicati, ma possono essere utili assolutamente per qualsiasi altro tipo di domanda. Infatti gli animali hanno tantissimo da trasmettere agli esseri umani, quindi assolutamente possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di domanda, io li utilizzo per qualsiasi tipo di domanda. Poi passiamo molto velocemente, sarà un video abbastanza breve credo, a questi 2 mazzi di oracoli. Questi 2 mazzi ve li faccio vedere insieme perché sono della stessa autrice, Rebecca Campbell, e sono The Starseed Oracle, quindi il mazzo dei semi stellari, e Work on Your Light. Questi 2 mazzi sono 2 mazzi fantastici, sono forse leggermente più difficili e meno intuitivi degli altri,
ci va un pochino più di esperienza, però sono illustrati in maniera meravigliosa e sicuramente per chi sente una connessione, soprattutto appunto con il mondo delle stelle, della luna, comunque con la luce in generale, con la spiritualità, questi due mazzi sono perfetti. Dimenticavo di avere anche un altro mazzo di tarocchi, che è questo, The Wild Unknown. Questo anche purtroppo non lo uso. Come vedete è pazzesco, i mazzi che utilizzo di meno sono proprio tarocchi. Mi sento molto più in connessione con gli oracoli. E questi quindi sono tarocchi, sono semplicemente un po' più new age, tra virgolette, hanno dei disegni un po' più particolari rispetto ai classici tarocchi. E non hanno proprio le carte, non so come dirvi, io sono un po' come i tarocchi Osho, non sono i classici tarocchi di Marsiglia con le varie carte che sono sempre uguali. Il numero ovviamente è sempre lo stesso, perché i tarocchi sono sempre quello, hanno sempre lo stesso numero di carte, mentre gli oracoli variano. Ora passiamo ad un altro mazzo di oracoli ed è questo Moonology. Anche questo ve l'avevo fatto vedere perché ce l'avevo ed è, rimane sempre uno dei miei mazzi preferiti. Ovviamente riguarda la luna, quindi non può non essere nella mia lista dei mazzi preferiti. In queste carte sono rappresentate tutte le varie fasi della luna, anche in base ai segni zodiacali, e ogni carta ha un messaggio particolare legato a quella fase della luna. E la fase della luna ovviamente ci dice molto in base al messaggio, in base alla domanda che abbiamo richiesto, quindi anche questo è un mazzo che trasmette molto. Infine, ultimissimo mazzo, ed è l'ultimo che ho comprato, ed è questo, Keepers of the Light. Questo mazzo è fantastico, penso sia il più potente tra tutti i mazzi. Ogni volta che lo uso sento un'energia veramente forte, limpida, la sento proprio tanto tanto tanto. Questo è il mazzo dei maestri ascesi. Questo mazzo viene descritto come un ponte tra la terra e il paradiso. Sono rappresentati tantissimi maestri da tantissime tradizioni differenti, arcangeli, maestri ascesi, insomma le guide, le nostre guide che ci guardano dall'alto, ci proteggono e ci vogliono appunto comunicare messaggi amorevoli, messaggi di pace. Se vogliamo una profonda connessione con le entità superiori, allora veramente questo è un mazzo che ci meraviglierà. In particolare questo l'ho scoperto dopo il corso dei registri akashici, perché è un mazzo che si utilizza molto anche per fare una lettura di Akasha ed è splendido, io veramente sono felicissima di averlo comprato. E niente, questo è quanto. Se volete richiedermi una lettura o volete richiedermi qualsiasi tipo di informazione, appunto scrivetemi in privato, sarò felicissima di rispondere ad ognuno di voi. Noi ci rivediamo al prossimo video e ricordate come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!